Allora, benvenuti a tutti, io vi ringrazio per essere qui a questa conferenza. Permettetemi di salutare innanzitutto due persone che non hanno potuto partecipare a questa conferenza che erano state annunciate, ovvero Hutchinson, che ha avuto problemi di voli e non ha potuto essere qui, e Guido Mazzarella, bloccato dalla neve. Comunque, con noi ci sono due grandi personaggi del car fishing italiano, la mia cita Giorgio Balboni e Sandro Minotto, con cui ripercorreremo le tappe del car fishing in Italia. Nello schermo vedete la scritta car vintage. Se parliamo di vintage, non ci viene in mente innanzitutto il car fishing, ma ci viene da pensare, ne sentiamo parlare dalle nostre fidanzate, dalle nostre compagne, una borsa, un vestito, da un amico che ha una moto vintage, un'automobile vintage. Eppure il car fishing, anche il car fishing italiano, ha qualcosa che ha a che fare col vintage. Ha una storia e le persone che sono qui con me oggi lo dimostrano. Io partirei da Giorgio, dalla Lambretta, fino all'Hutchinson. Siamo 20 anni di pesca forse di più. forse Cosa vuoi? È una storia un po' strana, credo che dobbiate sopportare cioè cose un po' particolari. Dobbiamo tornare all'epoca in cui io avevo 10-12 anni, ne ho 58, quindi di tempo ne è passato un bel po'. E ad assieme ad un mio cugino che era appassionatissimo di pesca e già frequentava le acque del Po, una bella giornata mi ha portato su queste acque. Potete immaginare un bambino di 10-12 anni trovarsi davanti ad uno specchio di acqua corrente che corre così libera verso il mare. Quale effetto possa aver avuto sulla sua psiche, sulla sua passione, sullo suo, diciamo, sul suo spirito. E da lì nacque la cosa, dopo poche settimane mi portò a praticamente la pesca della carpa come si faceva ai tempi di allora. Canne in vetroresina lunghe 2 metri, mulinelli Cargem o Nettuno montati con fili da 50, piombi astronomici, ami come ganci da macellaio, innescati a pasterella di diversi tipi e si andava avanti in quel modo. Premetto che la carpa allora la si cattura allo scopo alimentare, quindi magari non fa bene a questa manifestazione, però diciamo che ai tempi di allora la cosa era questa. Da lì sono nate le prime esperienze e cresceva in me quello spirito di avventura, di ricerca, di tutto quello che poi si è trasformato nel tempo e ha portato avanti la mia passione. Con una lambretta 125, con qualunque temperatura sottotemporanea, arrivavamo, facevamo la bellezza di 70-80 km per raggiungere i posti strategici del Po. E addirittura nei periodi invernali, quando c'erano i posti veramente, le poste miracolose del Po, trovavamo già gente di Padova, di Ravenna, di Molinella, già accampati con coperte sulla testa, aspettando la mattina, l'alba, per poter usufruire della magia di quei posti particolari. Tutto questo sono ricordi che poi nel tempo ti portano a valutare tante cose. Ma torniamo a noi, la cosa è andata avanti per parecchi anni, poi si progrediva nel sistema di pesca, nel modo di congegnare le esche. Io a quell'epoca, diciamo che all'età di 18-20 anni, stavo già facendo allevamento di pesci gatto in alcuni stagni e questo mi portò a migliorare le esche. La cosa nacque da una relazione che era stata scritta da degli autorevoli studiosi in materia e che dicevano questo: per aumentare nei pesci, negli animali, ma nei pesci in modo particolare, il consumo di mangime, incrementare così il peso corporeo, di utilizzare appetanti, stimolatori, diciamo, di appetito, aromatizzanti ed edulcoranti. Questa cosa fece scattare in me molte cose e da lì portai avanti una ricerca, diciamo, un qualcosa per migliorare il sistema delle esche. Cominciai ad utilizzare dei prodotti usati nei mangimifici, avendo dei benefici enormi sul, diciamo, discorso delle catture. Poi cosa successe? Successe che si andava avanti. Si pescava nel Po, si pescava nel Canal Bianco, poi ci si allargavano i piccoli canalotti quando i canali erano praticabili. Gente cominciava ad essercene veramente tanta che praticava la pesca della carpa, sempre comunque a scopo alimentare. Successe qualcosa di particolare nell'anno in cui ero militare, nel 1975.
un mio tenente, che era un mio superiore, aveva una moglie inglese e ogni tanto se ne andava in Inghilterra e sapeva della mia passione. Mi portò un librettino, un manuale di pesca, diciamo, alla carta. Mi pare fosse firmato da Geoff Kemp, non ricordo bene comunque. E questo manuale, per la prima volta, mi mise a contatto con una tecnica, diciamo, innovativa, quella dell'airing, che però dal 75 fino, diciamo, agli anni 83-84 non ho praticato, perché non ci credevo più di tanto, era una cosa un po' strana. Poi successe qualcosa di nuovo. Avevo dei parenti speleotori al Lago del Corvare e ogni tanto approfittavo per andare a trovare e pescare al Lago del Corvare. In una delle mie uscite trovai due ragazzi inglesi con un furgone sul quale era stata dipinta una carpa enorme, tanto per dirvi, e mi avvicinai a loro e vidi che avevano una tecnica di pesca completamente diversa dalla nostra. E da lì presi le prime informazioni e cercai di sviluppare la cosa. Mi spiegarono come fare una pallina, come creare una montatura. Non fu talmente semplice come sembra al giorno d'oggi, perché non c'erano materiali idonei, i trecciati non esistevano. Esistevano cose similari, ma non avevano la morbidezza per poterlo fare. Comunque con nylon, diciamo che lavoravamo su carte tutt'altro che smaliziate, e la cosa andava avanti abbastanza lo stesso, ma ci vuole del tempo per riuscire a capire un po' poi da solo cosa potevo fare in fin dei conti. E pescando in modo tradizionale c'è da dire che riuscivo a catturare parecchio. Fino a quando arrivavamo al punto in cui ci fu nei nostri canali e nei nostri fiumi un'invasione di pesci gatti, di piccoli pesci gatti, che ci portavano via, praticamente ci denudavano gli ami del pastorello. Allora ripresi il discorso della boia. La boia che meccanicamente, diciamo, che è stata la soluzione per riuscire a pescare in sedute lunghe, nella convinzione, nella sicurezza di avere ancora un'esca all'anno, mentre invece il pastorello veniva praticamente distrutto nel giro di 5-10 minuti da quei piccoli pesciolini infestanti e si rimaneva senza esca. E da lì sviluppai la cosa. Poi, dopo qualche breve tempo, cominciarono a comparire su Pescarin e su Pescare alcuni articoli inerenti all'innovazione di questo metodo di pesca. Da lì è partita un po' tutta la cosa, ci siamo un po' dati da fare, abbiamo cominciato a trovare qualche piccola minuteria, grazie al signor Milo che aveva dei contatti con l'estero, e cominciò ad importare un po' di minuteria idonea alla pesca della carpa. Poi in breve tempo, sapete, le cose, quando c'è un aspetto commerciale, le cose cominciano ad andare avanti e vanno forse anche troppo in fretta. Abbiamo tagliato delle tappe in modo molto veloce. Diciamo che alcune ditte italiane hanno cominciato ad avere il materiale giusto, a portare avanti il discorso del catfishing. Fino a quando siamo arrivati al discorso Rodaccinson. Quando abbiamo cominciato a testare i prodotti Rodaccinson, diciamo che in mettere certi prodotti all'interno delle nostre acque, dove i pesci non erano abituati a certi tipi di aromi, a certi tipi di attiranti e quant'altro si possa aggiungere, diciamo, ad un'esca, abbiamo avuto degli effetti devastanti un po' dappertutto, cioè le catture si ripetevano in una maniera spalordativa. Pensate che i laghi di Mantova, le prime uscite che abbiamo fatto io e Massimo Mantovani, abbiamo avuto delle 60-70 partenze dalla mattina presto alla sera tardi, cioè non in una sessione lunghissima, le 12-14 ore di pesca, cioè era una cosa incredibile. Naturalmente, aggiungendosi poi tante persone che praticavano la stessa disciplina, immetti esche quello, immetti esche, immetti quell'altro, le carte si sono un po' stancate, tutto quanto è tornato, diciamo, ad una certa normalità. Però rimaneva sempre il discorso dell'innovazione dell'esca, che è stato praticamente quello che ha portato quello che al giorno d'oggi si è sviluppato, e vedete in quale misura, in quale modernità, in quale efficacia soprattutto siamo arrivati. Questo in breve, diciamo, è stato il curriculum di quello che è stato l'approccio a questa tecnica moderna di pesca. Quello che volevo dire io, ne abbiamo parlato ieri con Paolo qua presente, dico, ma non sono mai riuscito a spiegarmi
quale sia stato, diciamo, quella forza, quell'energia. Io lo chiamo magia della pesca della carpa, che ha accomunato e che accomuna tutt'oggi tante migliaia di persone. Se voi pensate negli anni 1970-1975, quando si era distanti dalle tecniche moderne, la gente che stava lungo il Po a passare le notti, senza tenda, senza ombrellone, con solo una coperta in testa, ad aspettare il momento opportuno per calare le insidie e per catturare carpe. Secondo me la magia del carp fishing non avrà mai fine fin quando ne avremo la possibilità. Poi questo è il mio modo di pensare. Ecco, io so che voi due siete, vi conoscete da tantissimo tempo, siete amici, potrei dire che alle 8 sono state le scorte extra libre, vero Sandro? Certo. Esatto. Andai da guerra, un negozio lì a Ferrara, per comprarmi delle canne nuove in pratica, e Gianni Guerra mi disse: guarda che c'ho un personaggio qua, si chiama Giorgio Balbone, che poi è diventato mio amico, che... Tu eri già un carpista, hai già cominciato a fare un po' di... Io già facevo carpisce, diciamo. E poi lì, la prossima volta che sono andato su, quando sono andato a fare le canne, perché non le vedeva là, ho conosciuto Giorgio Balbone, abbiamo guardato insieme, e poi da lì è nata un'amicizia, abbiamo pianificato una pescata insieme, così poi le cose sono andate un po' avanti, insomma. Siete qui a parlarci, appunto. E siamo qui a parlarci, un po' di quegli anni là, in pratica. C'è una cosa che ha detto Sandro, che ha detto Giorgio, che vorrei chiedere a Sandro. Lui ha parlato della magia della pesca della carpa, però ha parlato anche di un senso di unione. Tu ieri, preparando la conferenza, mi hai detto ci sentiamo parte di qualcosa di rivoluzionario, di un nuovo tipo di mentalità che avrebbe cambiato il modo di pescare, ma di concepire la pesca in genere, non solo la pesca della carpa. Sì, infatti, forse era anche perché eravamo meno, per cui magari come movimento, diciamo, ci conoscevamo un po' tutti quanti, proprio veramente tutti quanti, trovi anche il mio Forconi qua che saluto. E per cui condividevamo non solo la pesca in quanto rilasciare il pesce, che era qualcosa di nuovo, no? Perché come diceva Giorgio, noi mangiavamo i pesci, per cui cioè anche riuscire a dire boh, adesso io mollo i pesci, non è stato facile anche per me. Però questo mi ha portato anche a cambiare tutta una serie di cose, non soltanto mangiare i pesci, ma tenere l'ambiente più pulito. E tutta una serie di comportamenti che erano legati verso anche gli altri animali, verso l'ambiente, c'era una nuova maniera di pensare, che forse finché eravamo un piccolo movimento tra di noi riuscivamo a far sì che questo accadesse, poi le cose si sono un po', diciamo, sparse alla massa e si è perso un po', diciamo, questo diciamo valore iniziale, diciamo, che avevamo cominciato, per cui sì, un po' venuto a cadere queste robe qua, però sì, sembrerebbe che in futuro i giovani, insomma, siano un po' più propensi a riprendere in mano questo, per cui sì, abbiamo anche buone speranze in quel senso. Ecco, io, Giorgio, per riferimento a questo, tu sei riconosciuto come uno anche di divulgatori del carp fishing. Quando è scattata la molla che ti ha fatto dire bene, io ho iniziato a fare carp fishing, ho scoperto una cosa rivoluzionaria, cosa ti ha spinto a diffondere queste tue scoperte fondamentalmente in un panorama della pesca italiana che era comunque legato a tecniche più tradizionali? Ma diciamo che in queste cose non si decide nulla, solo gli altri magari decidono per noi. Essendo un frequentatore del negozio di Gianni Guerra qua di Ferrara e poi frequentatore dei luoghi di pesca, ero molto conosciuto all'epoca proprio perché ero molto presente lungo i luoghi di pesca. Il signor Gianni Guerra lo fece presente a Milo in quanto che erano direttamente in contatto per un discorso commerciale tra il negozio e la distribuzione del signor Milo, e fece presente il mio nominativo e non solo, anche il mio entusiasmo, la mia voglia di fare, e da lì scattò praticamente quello che poi è diventata la divulgazione occasionale da parte mia e da parte poi di seguito di tanti altri di quella che è la disciplina del carp fishing. Non è stata una cosa studiata né mirata, è venuta praticamente da sola. Tu mi hai parlato anche di Massimo Mantovani. Certo. Eravate tanto diversi ma complementari nella... Allora, diciamo che Massimo Mantovani aveva una forza di intraprendenza superiore alla mia di 300 volte. Lui era una cosa incredibile, una
una forza che non la potete fermare. E ha lavorato solo su queste cose, credetemi, Massimo Mantovani ha fatto a livello divulgativo quello che nessuno mai più riuscirà a fare qua da noi. Pensate che quando si è praticamente abbinato alla tecnica per un discorso anche di lavoro, Massimo Mantovani aveva le dimostrazioni una settimana in un posto, una settimana nell'altra, doveva preparare le esche, portarle e sperare che qualcuno gli preparasse il posto. Poi già il venerdì mattina era sul posto di pesca per organizzare la dimostrazione. Pescava dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e durante il giorno e durante la notte aveva un andirivieni di persone alle quali doveva spiegare e ripetere poi praticamente sempre le stesse cose. Quindi praticamente in 3 giorni lui non chiudeva occhio. Era un lavoro immenso. Tornava la domenica notte, il lunedì mattina, si metteva in moto per costruire boilers. Il martedì le portava sui luoghi dove doveva andare la settimana dopo ed era tutto un continuo, quindi Massimo Mantovani ha svolto un lavoro incredibile, ma non dico per un mese, per una settimana, per 2 o 3 anni di questo passo. Poi dopo ha costituito la prima, CAPMAX assieme ad alcuni ragazzi di Perugia, mi pare, ed hanno portato avanti, forse credo sia stata la prima azienda totalmente amatoriale italiano che distribuiva su livello nazionale, poi di seguito in Francia e poi in Germania, i prodotti che addirittura venivano classificati come molto validi sul mercato europeo, Questo è stato praticamente il discorso di Massimo Mantovani. Poi dopo le nostre strade si sono separate perché, come vi dico, io dal 95-96 ho dovuto sospendere l'attività sia piscatoria sia di tutto il resto praticamente. Lui ha continuato fino a poco tempo fa ed è molto dispiaciuto di aver dovuto smettere su questa cosa qua, ma evidentemente l'età un po' va avanti, i problemi aumentano, anche lui si è preso un attimo di riposo, puoi vedere se poi in seguito avrà modo di ripetere alcune esperienze. Ecco, io vorrei farvi vedere questa foto che mi avete dato per realizzare lo slide show, sì. Che secondo me rappresenta un po' il ponte fra quello che era il capiscimi una volta e quello che è di oggi, che è quello di oggi, perché molto spesso si dice che il capiscimi oggi, chi comincia oggi ha le cose facilitate, attrezzature a basso prezzo, comunque performanti, ha la pappa pronta. Voi questo non ce l'aveva un po' da artigianale così, con i monkey climber che non so da dove arrivassero, e no, quali sacrifici erano già l'unica cosa commerciale di questa, oltre alle gambe di questa foto. Ecco, secondo me quello che ho cominciato c'era proprio questa difficoltà di trovare l'attrezzatura che vi ha anche forse impedito di fare dei passi gigante in modo immediato. Diciamo che c'era il pro e il contro. All'inizio noi avevamo a che fare con posti vergini, quella che era la pesca della carpa, avevamo a disposizione un quantitativo di pesci che non conoscevano assolutamente esche particolareggiate, più del mai si scappa non si arrivava, E questo ha avvantaggiato tutto quello che è stato il nostro sistema per prendere confidenza con questa nuova tecnica. I giovani che cominciano al giorno d'oggi, che hanno una facilità enorme a reperire i materiali più sofisticati, più moderni, hanno tutto quello che serve per capire, per fare, per costruire montature autoaggancianti, tutto quello che segue nella coreografia moderna del catfishing, ma hanno un problema che pescano molto spesso in acque dove le carpe hanno già un livello di istruzione nei confronti delle insidie che noi andiamo a mettere negli ambienti che non è trascurabile. Quindi si trovano davanti a delle difficoltà, non tanto per trovare i pesci, non tanto che la teoria ormai ha già insegnato quasi tutto un po' a tutti, poi l'estro personale sappiamo che può dare una maggiore produttività ad un individuo anziché ad un altro. Però si trovano davanti a qualche difficoltà, le carpe hanno modificato il loro modo di assorbire l'esca, è una cosa un po' diversa da quella che praticavamo noi. Ai nostri tempi utilizzare un terminale da 20 o 100 cm non è di lunghezza, non è che cambiasse granché, le carpe arrivavano, mangiavano per alimentarsi, non erano diffidenti, assorbivano l'esca e si spostavano e l'amo
il più delle volte si agganciava dove non si sa, ma si agganciava. Adesso, giorno d'oggi, abbiamo capito che per voler bene le nostre carpe, non produrgli troppi danni, diciamo, all'apparato boccale, dobbiamo cercare di costruire delle montature che prevedano il sistema di auto-aggancio, come ha ben dimostrato nella sua piccola cosa che ha fatto, ma grande cosa a livello istruttivo, il signor Folcolin. E in questo modo cerchiamo di far sì che la carpa si agganci nel labbro inferiore, dove diciamo che ci sono apparati sensoriali molto meno diffusi che nell'altro diciamo semicerchio che costruisce l'apparato buccale della carpa. Così evitiamo dei danni. Poi è agganciata di solito meglio. Si dice che ci sono stati fatti degli studi applicando dei sensori all'apparato boccale della carpa, e la carpa sente praticamente molto meno dolore sul labbro inferiore che su tutto il resto della bocca. Per cui è una cosa molto positiva. E poi i sistemi che ha enunciato il signor Focolini sono molto validi proprio per un auto-aggancio e per perdere meno boccate possibili. Diciamo. Ho parlato di questa difficoltà, no? Odierna del parlamento boccale che le carpe, ora è molto più facile. Però Sandro, questa foto mi dimostra che tu le carpe te le vai a cercare loro nei posti. Sì, però è una storia un po' lunga, diciamo. Però mi di essere. Sì, diciamo, era una zattera che mi ero costruito. Sì, anche quella dopo non era volta. Una zattera che mi era costruito e dove non mi facevo mancare nulla, avevo anche il televisore, tutta un'antenna, un televisore. Perché in pratica ero in una parte di un canale dove non pescava nessuno, perché là cresceva sempre l'acqua, c'erano momenti dell'anno in cui avevamo 2 metri d'acqua, per cui e sopra l'argine non potevo mettermi, se no dovevo fare lotte continue con il fattore, per cui ho dovuto costruire questa zattera, ci ho messo un mese per costruirla da solo, perché io pescavo da solo, e così andava quella volta là. In pratica, soprattutto zattera qua pescata dopo uscita di Tomasella una volta che è venuto a trovare, una storia un po' strana, che forse magari è meglio che abbiamo di lui questa. Comunque sì, faccio peschetto con un bel periodo e è stato molto bello, insomma. Ed è qui che credo sia nata anche la tua passione per le esche. Sappiamo che. Scusa? Ed è qui che è nata anche la tua passione per le esche. No, la passione per le esche, questa foto è del 95. La passione per le esche è nata prima, perché sicuramente non avevo molti soldi da spendere. Io pescavo in acque dove serviva, diciamo, c'è tanto pesce che mangia, per cui bisogna mettere tanta roba, almeno per come penso io. E i mix che vendevano costavano tanti soldi, anche se erano molto buoni, però io ho detto, qua per venire fuori economicamente dovevo farli, per cui ho cominciato un po' una volta a usare la testa per riuscire a venire fuori e diciamo che poi ce l'ho fatta, insomma. Ci sono stati dei punti di riferimento? Sì, punti di riferimento fatte Giorgio, che con lui telefonavo sempre, per chiedere sempre qualsiasi cosa che non sapevo, chiedevo anche a lui. E poi comunque i prodotti di riferimento erano i prodotti di Hutchison dell'epoca, che se uno sapeva, diciamo, sapeva interpretarli, era per leggere un libro, per dire, no? Perché all'epoca sì, c'erano libri in inglese e in francese, però cioè, leggere un libro in inglese che parla di technical fishing, cioè io non ero, non è così facile, per cui in italiano non ce n'erano, perché dovevi arrangiarti, per cui dovevi usare un po' la tua testa per quello che un po' tutti facevano in quel periodo, ma se eravamo mia anche per quello. E quanto è stato difficile adattare quello, cioè le notizie che arrivavano oltre Manica alla nostra situazione? Giorgio parlava del fatto che provate le prime boas in Italia, immediatamente c'è stato un boom di catture. Poi ovviamente con il tempo la cosa c'è andata. In quei tempi, quando avete cominciato, come riuscivate ad adattare ciò che le notizie che arrivavano oltreoceano alla nostra situazione? Sì, ok, le prime boas che arrivavano io non riuscivo a catturare. Le prime boas che arrivavano erano
Poi un po' strano, io ci ho provato, ho studiato dei soldi, non riuscivo a trovare cassa e basta. Poi infatti poi riprendevo e poi mollavo e riprendevo, per cui tante volte non ero ancora ben sicuro di questo tipo di pesca. Poi quando ho cominciato a leggere le prime riviste, '91-92, su pesca indie, poi il Burgi, il Pozzere dei Promonti, da su pescare, sai, ti dicevano cavolo, loro prendono e tu non prendi, allora sai, erano sempre un prendi e molla, che poi diciamo nel 93, nel 92 anche, ma nel 93 è stato proprio l'anno del boom con che TNK diciamo, ha distribuito un po' i prodotti un po' in varie negozi in Italia, adesso abbiamo cominciato a trovare ami, esseri di un certo tipo, di un certo tipo, e abbiamo cominciato un po' a diciamo provarci un po' di più e cominciare ad avere i primi risultati, non in tutti i posti in maniera uguale, c'era Giorgio, c'erano anche Angolo Vergine, per primi anni, ho fatto all'inizio una fatica incredibile per trovare là. Mentre andavi in altri posti e trovavi una canna senza pasturare, prendevi subito. E così era insomma un po'. Ecco Giorgio, ieri parlando con Sandro mi diceva di raccontare un aneddoto, quello del vecchietto con le palline vecchissime. E questo ce la deve raccontare. A proposito di palline vecchie, questo ce la deve raccontare. Ti ricordi quella del chiamo Napoleone? Però è quella del vecchietto là che le boiles al gambero, ti ricordi? Erano salmone, boiles della Cormorana al salmone, erano dure come la roccia, piccolissime, c'erano difficoltà a forare, ad innescarle, che era fuori dal comune, credetemi, e non avevano alcun odore così apparentemente. Allora io stavo pescando e l'avevo fatto, cioè avevo già creato una buona postulazione nel canale cavo napoleonico lì a Pondeno, Pondeno qua di Ferrara, qui, diciamo, che era praticamente, è stato praticamente la mia zona preferita negli ultimi anni, fra il 75 e l'85, diciamo, è stato un decennio nel quale ho frequentato, non dico esclusivamente, ma in buona parte quell'ambiente. Allora cosa successe? Successe che io la pastorazione già effettuata da qualche giorno, carpi che si rotolavano nella zona di pastura, ma arriva un personaggio, un pensionato, con canne che erano quelle che erano, fili che sembravano fili di ferro, un bullone al posto del piombo, un amo del 2-0 e innesca in modo particolare, cioè lo lega su un altro filo, lo lega in modo tale che insomma è di fianco all'amo e poi lancia a 20-30 metri, 20 metri da riva. Passano 5 minuti, la canna si impenna e tira fuori una carpa da 8 kg. Ma ascolta, cosa c'è di più attaccato? Allora guardiamo, c'è sta pallina. Insomma, nel giro di una mezz'ora ne ha catturate tre, poi lui se n'è andato. Da lì mi è crollato praticamente tutto il castello che mi ero costruito, il monopolio che si era costruito attorno alla mia testa di avere la bacchetta magica per avere catture a raffica sempre in qualunque posto, in qualunque ambiente, in qualunque periodo dell'anno, e dico qua c'è qualcosa allora che non va, e così è stato. Diciamo che andando avanti si è capito che tante volte ci sono dei casi nei quali veniamo premiati forse troppo ed ingiustamente, però il più delle volte dobbiamo guadagnarci quelle meravigliose foto che poi dopo abbiamo modo di osservare di utilizzare come meglio possiamo per diciamo risvegliare quelle che sono le nostre antiche nostalgie. Io parlo poi così perché sono anziano. Sandro, se ti dico Lago Parker, cosa ti dice? Lago Parker potrebbe essere un'altra. Se questo è un altro racconto, questo lo racconto io, racconto di Giorgio, era nel 94, già nel 93 avevamo buscato insieme, nel 94 decidemmo di pescare in un lago in Friuli, si chiama Lago Parker. Allora lui, in preghiera primavera del 94, quando giù con Gianni Guerra, ci siamo trovati all'uscita della strada assassina, un po' di tardi, è arrivato la 7:30, era detto dai, facciamo questo che è già tardi, dobbiamo andare le canne, eravamo ancora a mezz'ora di strada, andiamo sul lago Parker, caliamo, le 7:30 calato, doveva scopo centrale, cava di qua, cava di là, ci fanno 9:30 di prendere la prima canna, una bella regina che avete ancora nelle foto, che avete visto prima, insomma, una 12 kg e tutti già là estasiati, poi verso le 10:30 parte l'altra canna, portato una 13 kg e mezzo, e là, sempre con la bocca aperta,
Poi a un certo punto Giorgio ha detto, perché pensavamo di passare tutto il giorno, no? E Giorgio ha detto a Gianni Guerra, beh Gianni guarda, quando vuoi io posso andare anche a casa, sono a posto. E Gianni ha detto, sì, io già visto tutto, posso andare a casa. Insomma le 11 hanno fatto su, i cani, le 11 erano già in macchina, sono partiti per Ferrara, mi hanno con la bocca aperta. E questo capisci. C'è una cosa che mi sono detto ieri, riguardo un altro racconto, era di Premarino. Tu mi hai detto, mi sentivo come Giorgio Balbone. Mi sentivo come Giorgio Balbone, dopo che ho cominciato a usare i prodotti di Audace, non so, avevo cominciato io a conoscere un po' meglio, poi le consigli che mi dava Giorgio, sono Pixar, tutti i liquidi erano di Audace, e sono andato su un lago lì, nella zona del Friuli Veneto, a pescare, e con un altro ragazzo che c'era, capisci, erano un po' antagonisti, e qua in pratica mi partivo a zero anche stavolta e mi sentivo come Giorgio Balbone, infatti poi dovevo proprio anche a cagare le canne, va bene, adesso che c'è la differenza. E Giorgio Balbone non si può morire, questo. Ecco, io approfitto appunto di questi racconti che avete appena fatto per fare una domanda un pochino meno romantica ma più legata all'oggi. Secondo voi, dal punto di vista dello spirito di pesca, che dello spirito da affrontare le sessioni di pesca, che differenza c'è tra il catfish di una volta e quello di oggi? Perché Giorgio ieri mi ha detto che non c'è molta differenza, in realtà è una questione più legata all'attrezzatura e al materiale. Tu cosa ne pensi? Non lo so, lo spirito penso sia dipendente da persona a persona, per quanto mi riguarda lo spirito di pesca, per quanto riguarda la pesca è sempre uguale, forse lo stimolo è un po' diverso perché magari sono cambiate molte cose. Però non saprei dire esattamente in questo senso, però mi sembra che lo spirito poi sia un po', diciamo, uguale a quello di prima. E per te Giorgio invece? È la magia che sprigiona questa disciplina di pesca. Forse è già inserita nella coda della carpa, quando la vediamo rotolarsi nell'acqua o che so io, quando sentiamo i tuffi senza riuscire ad individuarla nei periodi di nebbia o nelle notti più buie. È una magia che si sprigiona dal territorio, dai silenzi, dai profumi, delle zone nelle quali noi pesciamo e che probabilmente inconsciamente avvertiamo tutti quanti e che ci accomuna in questo. Pensate che, come vi ho appena detto, nel 1970-65 c'erano già persone che al ghiaccio passavano le notti per pescare durante il giorno e succede praticamente quasi la stessa cosa. E siano cambiate poi ci sono alcune cose che sono cambiate, ma lo spirito mi sembra il medesimo. Non può essere qualcosa di diverso che accomuna giovani ed anziani ad uscire per pescare insieme. Secondo me lo spirito è sempre lo stesso e credo che sarà l'unica cosa che terrà unita, che non lascerà cadere alcuna disciplina di pesca, che sia carfishing, che sia spinning, che sia pesca al sicuro. È sempre lo stesso spirito che accomuna tutti quanti nell'intento sì di migliorare come tecnica, ma nell'intento di continuare in un qualcosa che ci aiuta a sopportare quelli che sono, diciamo, i problemi che abbiamo tutti quanti poi in fin dei conti. I giovani forse hanno problemi grossi per inserirsi nella società, che a noi sembrano piccoli ma che crescono durante il tempo. E questa cosa, durante i piccoli ritagli di tempo libero, credo che siano ciò che ci danno la forza per continuare e tirare avanti, insomma. Ecco, io vorrei fare una domanda particolare. Immaginate di avere la macchina del tempo e di poter tornare dietro al tempo. C'è qualcosa che non avete fatto che vorreste fare e qualcosa che avete fatto che non rifareste? Sicuramente sì. Che cosa? Sì, giocare all'otto. Macchina del tempo. No, per quanto vista la vita. Sono tante, cosa vuoi adesso? Se tutto dite di questo, sicuramente. Magari con sono di voi, certo che faremo tante cose in maniera diversa. Per esempio? Per esempio con la carpa che ho perso quella volta là, adesso magari andrei con cani diversi in maniera diversa, magari forse la prenderei. Ho perso una carpa grossissima una volta, che non sono neanche riuscito a vederla, ma la stimavo sui 30 kg, da cui mi tiravo. Ne ho già presi sui 20, 25 ne ho già presi, questa qua era qualcosa di più grosso, però proprio frenava l'acqua in maniera particolare. Comunque ho cominciato a tremare e poi l'ho persa, perché adesso ogni volta che prendo una carpa che penso sia grossa da peso, devo pensare che sia piccola, così mi faccio un po' più di coraggio, insomma. Se magari non tremo non la perdo. Tu Giorgio invece? Ma io, cosa volete che vi dica? Io cercherei di impostare la mia vita in un rapporto di lavoro e famiglia che mi lasciasse un po' più di spazio per il tempo libero, che attualmente ne ho veramente poco.
sarebbe forse al momento attuale il desiderio più grande che avrei, dopo un altro desiderio che forse dirò alla fine di questa conferenza, ma una cosa molto blanda che coinvolge tutti quanti noi. Per quanto riguarda ieri parlavamo dell'argomento legato all'ambiente. Io oggi mi hai detto una cosa molto precisa, una tua idea molto precisa su quello che è successo, sta succedendo alle nostre acque. Non so se per riferimento a questo ne vuoi parlare alla fine oppure se preferisci parlarne adesso. Volevo evitare questo argomento e non lo approfondirò perché capisco che non è il momento giusto e non ho delle certezze in mano per poter dire le cose sono queste e sono confutabili. Comunque mi affianco a quello che ho appena detto, vorrei esprimere un desiderio che coinvolge tutti quanti noi, vorrei che un giorno il bracconaggio fosse soltanto un ricordo da tenere presente perché non si ripeta mai più. E la finiamo qua, è meglio interromperci qua. Se vogliamo approfondire la cosa, dobbiamo organizzarci, specialmente voi giovani, per avere un approccio tranquillo con le autorità inerenti alle regolamentazioni di pesca e al controllo sulla pesca sportiva, affinché prendano coscienza di questa piaga che sta devastando le nostre acque. Io mi auguro che in mezzo a voi ci sia qualcuno che abbia la volontà e la capacità di portare avanti questo discorso, che sta distogliendo purtroppo tanti ragazzi volenterosi e capaci di pescare, li sta distogliendo da questa che è una disciplina che prevede il rilascio delle pescate, che prevede, come abbiamo appena detto, la tutela del pesce in tutti quelli che sono i suoi aspetti. Una volta i pesci venivano presi e mangiati, abbiamo imparato a rilasciarli e oggigiorno abbiamo imparato anche a curarli e preservarli da eventuali infezioni, dalle eventuali ferite che possono contrarre durante il combattimento o durante il rilascio. Quindi abbiamo cercato tutti quanti, da prima e poi in seguito, di dare un'educazione a tutti quelli che praticano questo genere di pesca, affinché nel nostro territorio nazionale e non solo, si mantenesse quello che è, oltre allo spirito di preservazione, il discorso materiale, cioè mantenere il patrimonio, che è quello che poi tiene in piedi una passione, perché è il tramite per poterla continuare. Purtroppo questo attualmente non avviene, cioè avviene da parte nostra, ma quello che è il patrimonio ittico nostro viene depauperato da delle attività che non so se sono considerate da tutti lecite o illecite. In ogni caso la cosa sta andando avanti. Ho preso qualche informazione proprio ieri e ho saputo che ci sono alcune persone che stanno portando avanti un discorso per contrastare in misura abbastanza valida questa piaga che sta andando avanti. Speriamo che le cose vanno avanti, ma io auspico specialmente i giovani affinché portano avanti questo discorso, perché sarà un bene sia per me, ma sarà un bene soprattutto per le generazioni a venire. Mi auguro che questo vada avanti e vi ringrazio fin da ora. Personalmente io faccio parte di quella categoria e credo che non sia tutto da buttare come molti vogliono far credere. Ma ci mancherebbe altro, anzi lo spirito vero della pesca sta proprio inserendosi al 100% nei giovani. Noi abbiamo acquisito alcune cose, ma abbiamo ancora delle remore del passato che ci portano a fare cose anche che non sono proprio regolari. Ma i giovani stanno veramente prendendo la coscienza di quella che è la pesca della carpa moderna, ma non solo in termini di incentivare le catture durante le sessioni, ma tutto quello che è il discorso educativo per quel che riguarda il lasciare pulito gli ambienti e tutto quello che riguarda poi l'etica del catfish. C'è un futuro da un punto di vista? Ma sicuramente, fuori dubbio. Quindi la situazione dal tuo punto di vista è... Io difatti mi sono appellato a loro perché il loro modo
di praticare questo genere di pesca mi dà delle certezze, mi dà delle sicurezze per il futuro. E per te Sandro invece? Sì, bisogna avere speranza dei giovani, se no cosa facciamo? Se no cosa facciamo? Però tu è altrettanto come giovane, perché so che... No, ma io cosa vuoi? Dopo è bello e brutto, brutto, lo trovo dappertutto, però la speranza bisogna averla, se no... Se non abbiamo speranza per il futuro, cosa facciamo? Ecco, e io se mi collego a questa cosa, a proposito dei giovani, se meglio di essere su un'isola, sperduta del cellulare con dentro delle carpe enormi, tu ti puoi portare solo un'esca, quale ti porti? Io sono un giovane e ti chiedo, Sandro, dammi l'esca mia miracolosa. L'isola sperduta è il mais. Il mais? Non parlo anche fresco. Perché? Perché se, perché nella mia maniera di ragionare, un posto selvatico così, ma c'è certi tipo di esche non le conoscono subito, ci vorrebbe del tempo, mentre il mais così è un'esca che subito va bene. Quindi dici nonostante, cioè adesso mi ricollego a quello che avete raccontato prima, all'inizio le carte non erano normalizzate come oggi, mi dicevate che nel momento in cui sono state prodotte le cose, diceva Giorgio. Però in certe quantità e con un certo periodo di tempo, perché va detto che è là. Come approfondire questo argomento? Bisogna vedere dove, perché per esempio io dico nel Beam, finché non ho cominciato a buttarle come dicevo io, non riuscivo a prendere le palline, le palline non riuscivo a prendere. Sì, successe anche i laghi di Mantova, come il lago di Suviana, dovemmo attuare 3-4 pasturazioni, addirittura massicce, addirittura i laghi di Mantova per metterli in moto dovete buttare 80 kg di voglio su una volta sola, e da lì poi dopo scattò, diciamo, il discorso delle catture grafiche, ma prima era ciccia, non si faceva niente, ce l'avevamo a zero. Addirittura al lago di Suviana, il primo tentativo, non facevamo altro che catturare, io e Massimo Mantovani, non facevamo altro che catturare dei cavernelli. Poi le carpe arrivavano dopo 4-5 pasturazioni e le ultime le facevamo in modo molto massiccio proprio per abituarle, per vedere se riuscivamo ad abituarle. Fu in ogni caso una cosa d'effetto deleterio, perché eravamo completamente disattrezzati per pescare in un lago di quelle dimensioni con una morfologia del fondale tutta particolare, così di 10 boccate che avevamo in un pomeriggio non vedevamo neanche un pesce perché spaccavamo tutto quanto e mancava proprio il materiale appropriato per avere la possibilità di avere in secca qualche carpa. Dal punto di vista del senso dell'acqua, ti ritieni avvantaggiato rispetto a chi oggi ha a disposizione tecnologia che ti permette di, oppure no? Beh, io non sono tanto avvantaggiato in certe acque, diciamo che nelle acque molto estese non ho un'esperienza particolare. Mi trovo bene magari ad affrontare un po', pur essendo un'acqua estesa, perché diciamo che l'ho praticato fin da bambino, nei laghi molto estesi non ho una grande dimestichezza, pur avendo utilizzato per 2 anni l'ecoscandale, avendo frequentato diversi tipi di laghi, però non sono un provetto carpista in quelle acque. Diciamo che mi trovo meglio a pescare nelle acque qua della pianura padana, canali di diverse dimensioni, cave medio piccole, medio grandi, ma le acque grandi mi fanno un po' paura. Sandro, io voglio dirti una cosa, in relazione anche alla tua esperienza. Tu hai detto che sei un carpista solitario. Oggi invece si vede lo sviluppo di gruppi di pescatori che pescano insieme, che cercano di realizzare qualcosa insieme. Vorrei che tu analizzassi questo aspetto. Da lupo solitario hai visto lo sviluppo di una situazione moderna che è totalmente diversa. Ognuno fa quello che vuole, ognuno può pescare come meglio crede. Diciamo che, almeno nel mio caso, andare a pescare da solo, se vado a pescare in compagnia mi distrago, mi diverto, faccio altre cose. Invece se vado a pescare da solo mi concentro sulla pesca, per cui magari un problema che posso avere durante la pesca, se sono in compagnia, poi mi distrago e non lo risolvo. Mentre se vado a pescare da solo, magari due o tre battute ne vengo fuori. Io per non pensare solo per quello, per essere più concentrato nella pesca. Poi voglio andare a fondo, perché tu mi hai raccontato delle pescate che hai fatto con Giorgio, del passato. Ecco, io voglio capire questo. Sei diventato un pescatore solitario nel momento in cui o lo eri già e... No, lo ero già, logicamente con Giorgio dovevo imparare e non è che...
che se trovi uno che può imparare lo lasci scappare. Cioè. Quindi non ha imparato nulla da me. Io ero io, diciamo, in primi tempi, perché lui era molto più tecnico in quanto che aveva paura di sbagliare, quindi seguiva delle prassi molto più, diciamo, tecniche e molto più evolute delle mie. Io già da allora e fino adesso, diciamo che sono un po' un pasticcione, sia nelle montature che nella costruzione delle esche. Io mi affido di più diciamo, a quel fattore particolare che è un po' la fortuna e un po' il caso anche. Io tiro avanti in questo modo, anche perché con il tempo a disposizione non ne ho più tanto. E questo quello che impara più dolce. Hai segnato. Ma scherzo. Comunque va detto anche che diciamo che la specializzazione nel costruire delle esche un po', diciamo, evolute viene dalla perspicacia di Sandro Minotto, e lui ha veramente una passione incredibile su questo settore. A proposito di esche, questa domanda, dal punto di vista evolutivo, abbiamo visto che l'evoluzione delle attrezzature e delle esche, secondo voi c'è stato più un salto maggiore dal punto di vista delle esche o delle attrezzature? E soprattutto in futuro, quale sarà the next big thing, come dicono in Inghilterra, il settore che può ancora progredire e creare qualcosa di nuovo? Questo non lo so, certamente. L'evoluzione dei materiali, di alcuni tipi di canne, di tende, quello sì, ho visto una grossa evoluzione. L'evoluzione delle esche, cosa vuoi, meno male, c'era tutto negli anni 90, poi c'è stato un periodo che si è perso, poi è tornato fuori, per cui l'evoluzione delle esche non lo so, più o meno la volta è sempre uguale, insomma, dipende da quello. Cioè, mi stai dicendo che le esche che usi oggi sono le stesse di una volta o no? Cioè, qual è il salto fra le esche di una volta e quelle che usi oggi? Più o meno sono uguali, secondo me. Io parlo delle esche che usavo, con le panine che usavo all'inizio degli anni 90, quei prodotti che vendevano da ci sono, anzi, forse alcuni prodotti liquidi, aromi, oppure estenuatori del petito storivari che di quell'epoca adesso non esistono neanche più, quell'epoca era molto più buona. Stai dicendo che erano migliori? Sì, erano migliori. Dal punto di vista del... Se i prodotti che ha creato la Dazio sono inizio anni 90 era una roba devastante, già arrivava che può confermare. Cioè, tu sei stato, hai lavorato con la Dazio, insomma, io ho collaborato che non stesso ti inviava i tempi. Sì, io ho collaborato per 2 anni con il signor Rode e diciamo che la sua linea era un'enciclopedia di quelle che possono essere le esche da carta, tuttora molto attuali, diciamo. Ma comunque al giorno d'oggi io vedo che c'è stata un'evoluzione nella quale tutti quanti si sono adoperati per produrre delle linee di prodotti veramente esaltanti. Il difficile nel valutare al giorno d'oggi una linea di prodotti l'una dall'altra viene dal fatto proprio che nelle nostre acque vengono immesse delle quantità di esche talmente disparate che le carte entrano in confusione o altrimenti vengono sfamate proprio dalle infinite quantità di cibo che viene introdotto, per cui è difficile valutare cos'è che è veramente efficace o meno, perché gira e rigira tutti quanti hanno, diciamo, e stanno portando avanti il discorso di creare esche sempre più stimolanti, sempre più individuative. Ciò che mi rende perplesso è questo: io 4-5 anni fa ho voluto impiegare le esche finite, le esche in plastica, aromatizzate, diciamo, sia con i loro aromi specifici ma anche con degli intrulli da me ideati. E ho visto che in certe situazioni, in certi contesti particolari, non c'è tanta differenza di cattura, anzi. A volte quando si hanno dei problemi di pesci che vanno a disturbare l'esca naturale, inserisci un'esca finita e sei tranquillo di pescare, di essere in pesca. Che in fin dei conti, se noi guardiamo con le tecniche moderne, l'impiego del PVA, sia in rete che in sacchettini, che in filo, ha risolto molti problemi nella pastorazione. E l'esca, diciamo, sull'amo a volte non ha più l'importanza che aveva anni addietro. E poi andrebbe fatto una distinzione fra pastorazione a lungo termine o pesca immediata, ci sono tante cose. L'importante è portare il pesce ad individuare l'esca,
che poi se ne voglia cibare o che per curiosità la voglia solo testare, questo dipende poi dopo, arrivare al successo, costruire montature di donne, ma a livello di esche c'è un, io vedo una, cioè, tutto quello che c'è al giorno d'oggi mi mette in una certa confusione, non riesco più a distinguere l'indispensabile da ciò che è futile o è un insieme di situazioni che secondo me vanno valutate seduta per seduta o in base al lavoro precedente alla seduta di pesca che viene effettuata dal singolo individuo o dal gruppo di ragazzi, di persone che portano avanti il tipo di pesca. L'importante è che tu riesca a lanciare l'esca sui pesci. Due ore in cui tu peschi con l'esca attorno ai pesci sono molto più produttive di 48 ore dove il pesce deve arrivarti, diciamo, da lontano alla ricerca dei pesci. Quindi sono degli equilibri che vanno valutati seduta per seduta, ambiente per ambiente, è un contesto individuale quello dell'esca, del miglioramento o meno dell'esca. Naturalmente è un'esca ben congegnata, che abbia dei fattori visivi, fattori nutritivi, fattori edulcoranti, aromatizzanti, appetanti, non sarà mai un'esca da mettere in un angolo, sicuramente se non renderà in un certo ambiente renderà nell'altro, vuoi per i fattori del pH o di quante altre cose esistono, delle quali io ne sono un po' all'oscuro, ma nelle brevi sedute quello che conta, diciamo, oltre all'esca è il contorno individuale, come ho già detto, individuare dove ci sono i pesci e pescarli attorno, poi dopo che Dio ce la mandi buona. Un buon ingrediente che io trovo in un'esca è un ingrediente che tutti quanti possiamo impiegare e non è un segreto. Secondo me è il tempo per poter lasciare un'esca a bagno. Quello credo che sia un ingrediente principale, perché è inutile immergere un'esca per due ore e ritrarla, se in quelle due ore non ha avuto effetto, io direi che non è colpa dell'esca, ma ci sono altre cose, il fatto proprio che non hai lasciato il tempo ai pesci per potersene approfittare. Ecco. Siccome il tempo sta finendo di questa discussione, vorrei sapere se nel pubblico c'è qualcuno che vuole fare domande ai nostri ospiti. Allora io faccio l'ultima domanda, la faccio a tutti e due. Cos'è stato e cos'è il catfishing per voi? Cosa vi ha dato? Non dico cosa vi ha tolto per alcuna passione. Per concludere, per comunicare qualcosa a pubblico. Io sono un po' dorato come San Paolo, sono di Damasco, sono una roba devastante. All'inizio difficile da spiegare che emozioni provavo, cosa significava, penso che un po' tutti, dato che lo fate anche voi, sappiate di cosa sto parlando, per cui sì, non servono tante parole. Cosa significa catfishing? Significa tempo libero, significa che in famiglia le cose vanno bene e puoi lasciare per qualche ora la tua famiglia in tranquillità. Cioè nel senso che non ci sono grossi problemi a casa, significa tranquillità anche nel senso che il tuo lavoro ti concede qualcosa per te, per la tua esistenza, significa tante cose, ma soprattutto significa quel qualcosa che ti esce dal di dentro, che tu non capisci, che non sai tradurre, ma che sono sicuro che ognuno di voi sa interpretare. Io vi ringrazio per la vostra disponibilità. Grazie.